Non fate domande stupide, su. Sono Gerry Scotti e sto pagando questo contrappasso giusto per Liberi Tutti e mi hanno preparato un po' di domande che pare, io non ne sono convinto, ma pare, io negli anni abbia fatto i miei concorrenti, quindi insomma si suppone che per esercizio io le debba sapere. Attenzione, sbaglierò anche parecchie volte solo per la scena, solo per il divertimento. Se tu fossi Albert King, quale sarebbe la tua professione? Beh, il re Alberto, il re. È sbagliato? Ah, sì, sì, quindi chitarrista. Quanti sono i cuccioli di dalmata rapiti in un famoso film d'animazione? Oh, questo è più che altro un saltafosso, perché bisogna ragionare. Se la carica è dei 101 e ci sono la mamma e il papà, dovrebbero essere 99. Non sono rimbambito! In che lingua Dante scrisse la Divina Commedia? In volgare? Volgare. Oh, ma senza alternative sono un fenomeno. Quale fu la prima azione compiuta da Adamo uscito dal paradiso terrestre? No, dai. Qui se mi stavo guardando il mio parroco mi scomunica. Cosa ha fatto Adamo? Cosa aveva da fare? Dai, datemi un aiutino da casa. Sono dei vigliacchi qui, si sono girati tutti dall'altra parte. Cosa poteva fare? Gli scappava la pipì? Cosa poteva fare? No. Possiamo dirlo? Anche lui appena uscito è andato subito a donne, abbia pazienza! Libera uscita! A quello ha fatto per primo. Se moltiplichi tra di loro tutte le cifre che trovi sul cellulare, cosa tieni? No, non ci arriverò mai. 1 per 2, 2 per 0, 0. Mostro! Molte donne apprezzano quello da 12 centimetri. Vabbè, ho capito. Sì, sì, qui ci voleva Mike Buongiorno, ve ne avrebbe dette di tutti i colori, ma è il tacco di 12 cm. I ritratti di Marilyn Monroe, questa è una bella domanda, fatti da Andy Warhol di Marilyn, sono ricavati dal viso di Marilyn. Sì, vabbè, ma da quale film? Mi stanno facendo i segni, mi fanno. Ah! Niagara! Pensate che mi facevano giù ed erano le cascate e io dovevo capire Niagara. Mi fa piacere perché insomma ho tenuto allenate le mie cellule cerebrali e anche come concorrente prenderei un 6 più. Forse meglio come presentatore, sinceramente. Va bene ragazzi, complimenti e liberi tutti!